Oh, signori, tanto per cambiare una novità assoluta, oggi parliamo dell'affare che andrebbe a coinvolgere Juventus e Chelsea, lo scambio tra Lukaku e Vlahovic. Una novità, no? Una cosa che non abbiamo ancora affrontato all'interno di questa campagna acquisti. È diventata una vera e propria telenovela, al 101%. Mi ricorda tantissimo il mercato dell'Allegri bis nel primo anno, quindi quello tra Pirlo e Allegri, dove alla Juventus arrivano bene o male tre giocatori. Kai Horg, che ieri abbiamo visto essere ritornato in condizione, decisamente in forma e con qualche colpo interessante. Kai l'anno prossimo dovrebbe rimanere alla Juventus nella prossima stagione, ma non in prima squadra, bensì in Under 23, dove dovrebbe trovare un po' più di continuità. Vedremo se questa cosa sarà confermata o se Kai sarà un aggregato alla rosa della Juventus prima squadra, semplicemente perché credo che voglia togliersi le sue soddisfazioni. Il primo anno che l'abbiamo visto, quindi il primo anno di Allegri 2.0, è stato praticamente fuori per via dell'infortunio, e quando era disponibile un grosso spezzone, mi pare a Venezia, dove non aveva incantato. Quindi avrà sicuramente la possibilità in questa stagione, tra Juventus grandi e Juventus meno grandi, diciamo così, di trovare il suo spazio, la sua continuità e dimostrarci se è un giocatore speciale, perché ieri ha veramente dato dimostrazione di essere straripante. Ken, che ieri appunto a Caio ha servito un assist meraviglioso, ha fatto un altro gol. Ieri vi parlavo, dicevo Ken assolutamente in forma, e Locatelli, che in questo momento è un titolare della Juventus, ma sappiamo sempre che a centrocampo c'è quella posizione lì dove Locatelli fa molto bene lo schermo avanti alla difesa, e invece dal punto di vista dell'impostazione ha sempre peccato. Io ribadisco, secondo me quella è una motivazione legata ai compiti che vengono richiesti dall'allenatore. Vedremo se quest'anno cambierà qualcosa, però sul nome di Locatelli c'è sempre un margine di indecisione da parte dei tifosi, perché vorrebbero un giocatore più tecnico in quella posizione. Abbiamo Rovella, e attenzione che di Rovella si parla come potenziale uscita. Sono ripresi i contatti con il Monza, che l'ha avuto nell'ultima stagione, sono ripresi i contatti con la Lazio, che l'aveva cercato, e si parlava di Rovella come potenziale, contropartita per arrivare a Milinkovic-Savic, poi volati in Arabia. Monitoriamo il fronte Rovella. Io sarei veramente triste di vedere partire Rovella, perché è un giocatore che mi piace davvero tanto. Poi in queste settimane è venuto fuori pure Nicolussi Caviglia, indubbiamente, certo, questo è un altro discorso, ma cerchiamo di non andare a fare una cessione a titolo definitivo da parte dell'Juventus per Rovella, perché secondo me sarebbe molto grave. E appunto vi dicevo, questa telenovela sul fronte Lukaku Vlahovic sta andando a ricalcare un po' il mercato di quell'annata lì. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto un mercato abbondante, con tanti giocatori, tanti volti nuovi arrivati alla Juventus. E invece quest'anno siamo molto bloccati, perché bisogna appunto lavorare sulle uscite. Vi dicevo, Pellegrini e Zaccaria molto vicini alla cessione di titolo definitivo, e poi ci sono sempre queste parole di Allegri che vanno a ricalcare le parole di Giuntoli, le parole di Allegri al termine del match contro la Juventus A, contro la Juventus B. Sono Vlahovic, è ovviamente l'attaccante titolare della Juventus, a meno che non arrivino offerte importanti, irrinunciabili, che la società dovrà sempre valutare, Vlahovic è l'attaccante titolare della Juve. Poi Giuntoli ha detto che il club sul lungo deve diventare sostenibile. Io metto bocca sulle scelte tecniche, non su quelle economiche, e così è. Quindi Allegri ha un po' dribblato questa domanda su Lukaku e Vlahovic, giustamente, perché l'allenatore non è che può mettersi a parlare di mercato, a maggior ragione se non c'è nulla di definito. Solitamente quando un allenatore parla di mercato è perché l'accordo è imminente. Mi viene in mente appunto l'anno scorso, quando Allegri aveva annunciato la non convocazione di Weston McKennie perché era prossimo la cessione al Leeds in Premier League. Poi McKennie è tornato indietro, è tornato alla Juventus, ieri non ha nemmeno preso parte alla partitella. Vedremo se è un discorso fisico o un discorso ancora una volta legato al mercato. Però ieri devo dirvi la verità, mi ero domandato: ma per quale motivo Vlahovic ha giocato da titolare, ha giocato 40 minuti? Perché con il Milan tanti avevano detto scelta legata al mercato, e devo dire la verità, la pulce nell'orecchio me l'avevate messa. Infatti poi avevo espresso questa possibilità nel video successivo, però non ero proprio convinto al 100% di questa cosa. E infatti poi il fatto che sia entrato e abbia segnato col Real e abbia giocato da titolare ieri per 40 minuti mi ha allontanato un pochettino da questa situazione, per un semplice motivo: se Vlahovic si fa male non può essere ceduto, e quindi Vlahovic deve essere
per forza di cose preservato, soprattutto se non è al 100% legato alla pubalgia, che sappiamo è un problema che lo sta inseguendo da qualche mese a questa parte, quasi un anno in realtà. Quindi viene a pensare che Vlahovic in questo momento non sia davvero sul mercato. Dopo poche ore arriva Fabrizio Romano e ci dice che in questo momento il Chelsea non è disponibile ad inserire Dusan Vlahovic nello scambio, nella proposta per acquisto di Romelu Lukaku da parte della Juventus. Il Chelsea comunque rispetta la figura di Vlahovic e potrebbe lavorarci, e quindi potrebbe essere interessato comunque ad acquistare Vlahovic, ma senza inserire Lukaku, che in questo momento è sul mercato per i club europei e per i club dell'Arabia Saudita in settembre, quando chiuderà il nostro mercato. Che cosa significa? Che il Chelsea sì, vuole cedere Lukaku, ma vuole del denaro, vuole della moneta. Se poi il Chelsea vorrà andare a prendere Vlahovic, allora ben venga, non c'è problema, ma si parlerà ancora una volta di soldi. La grande differenza tra la Premier League e la Serie A in questo momento, anche un club come il Chelsea, che è arrivato decimo dopo aver speso 1.000 miliardi di euro a gennaio, è sempre la stessa. I club inglesi possono venire e pagare soldi, non hanno interesse, non hanno necessità di inserire per forza i cartellini all'interno delle trattative, anzi, per loro fa lo stesso. Dobbiamo cederlo, sì, arriverà qualcuno che ci arriverà a offrire la cifra, al massimo va in Arabia Saudita. Questo è un po' il ragionamento del Chelsea. Ci rimane lì, ci rimarrà lì, non sarà un problema. Invece noi qui in Italia abbiamo la necessità e il dovere di cedere determinati giocatori, non solo quelli che sono fuori dai piani, ma anche quelli che sono titolari, col numero 9, in prospettiva, acquisti che dovevano farti fare il salto di qualità come Dusan Vlahovic. Non si scappa. Quindi in questo momento abbiamo due situazioni. La Juventus, che potrebbe comunque dire al Chelsea: guarda, noi per Lukaku siamo interessati, tempo di cedere Vlahovic e te lo veniamo a prendere. Quindi c'è un interesse per Lukaku dal punto di vista sportivo, tale da giustificare una cessione di Vlahovic a un'altra squadra, Real Madrid, Bayern Monaco, lo stesso Chelsea, dopo che avrà deciso quanto offrire la Juve, avrà deciso quanto accettare, che ne so, Harry Kane va al Bayern Monaco, si libera un posto al Tottenham, va al Tottenham. Non so dirvi dove andrà Vlahovic, però in questo momento, se il Chelsea vi dice nello scambio no, significa che lo devi cedere per soldi. Quindi se la Juve poi è davvero così attratta da Lukaku dal punto di vista sportivo da andare ad acquistarlo dal Chelsea a 40 milioni o, che ne so, trovare un accordo sulla base di 10 milioni di prestito più 30 di riscatto obbligatorio, una roba del genere, perché sei davvero attratto da Lukaku dal punto di vista sportivo, oppure, in alternativa, quella della Juventus per Lukaku non era un interesse sportivo, bensì un incastro economico, come vi sto raccontando da un po' di settimane a questa parte, e quindi, ok, non si incastra questo scambio tra i due giocatori? Noi Lukaku l'avremmo preso perché ci risolveva un po' il puzzle nell'esigenza economica della cessione grande, non perché siamo talmente tanto incantati da Lukaku da andare a spendere quella cifra senza avere la possibilità di inserire quella cifra a bilancio nell'uscita per Dusan Vlahovic. Quindi questa è un po' la situazione. La Juve che abbandona Lukaku perché era soltanto un interesse economico, la Juve che comunque va su Lukaku perché era un interesse sportivo. Tra le due situazioni c'è sempre una condizione, e cioè cedere Dusan Vlahovic. Io vi dico la mia, ne ho parlato anche un po' su Instagram, così. Io non credo che la Juve sia interessata a Lukaku dal punto di vista sportivo. Non credo che nemmeno la Juve sia interessata a Lukaku dal punto di vista economico. Quella di Lukaku era un incastro perfetto per la Juventus per complicare i piani all'Inter, mettere in difficoltà l'Inter, e tuttora stiamo vedendo un Inter che non ha ancora ben chiaro i piani per il numero 9, o comunque la numero 9 no, perché l'ha preso Thuram, ma come attaccante che vada a sostituire numericamente o qualitativamente Dzeko Lukaku, aveva provato su Scamacca, poi l'Atalanta ha fatto, quindi l'Inter sta monitorando, quindi un'azione di disturbo nei confronti dell'Inter per togliere un giocatore che allo stesso tempo poteva diventare un'operazione interessante dal punto di vista prettamente economico, perché si andava ad incastrare qualcosa. Al Chelsea importa Vlahovic? Benissimo, noi togliamo Lukaku all'Inter, allora lo prendiamo noi, non tanto perché ci piace, quanto più perché economicamente dobbiamo fare così. Quindi io ad oggi vi dico, se il Chelsea non è disposto ad inserire Vlahovic in uno scambio per Lukaku, io Lukaku lo vedo la Juve solo in una situazione,
e cioè la Juve è talmente disperata da non trovare nessun altro tipo di attaccante dopo la cessione di Vlahovic che dovrà andare a rimediare per forza su Lukaku pagato cash. Non mi sembra una situazione favorevole. Non vi sto dicendo che ad oggi Lukaku è impossibile, vi sto dicendo che ad oggi Lukaku mi sembra decisamente più difficile. Poi ovviamente le cose possono cambiare, non è che il Chelsea dice è così, punto. Al momento il Chelsea non è disposto a fare questo scambio, ad inserire Vlahovic all'interno di uno scambio. Staranno ragionando anche su Vlahovic, Kunku c'ha 4 mesi fuori, staranno monitorando un po' il mercato, perché poi quando torna Kunku cosa fai? 3 attaccanti di livello alto? Dopo devi anche prendere delle decisioni, magari hai un solo posto da centravanti vero e chi ci fai giocare. Quindi il Chelsea starà sicuramente monitorando anche un po' il mercato e starà ragionando su lui in circolazione, perché quello di Vlahovic comunque è un investimento importante. La Juventus chiede una cifra alta. Vlahovic è a bilancio per poco meno di 60 milioni di euro, ancora la Juve, come residuo, quindi sicuramente un investimento di livello. Non stiamo parlando di un investimento impossibile per il club di Premier, stiamo parlando di un investimento comunque buono, che in Italia ad oggi è difficilissimo, se non impossibile per tutte le squadre. In Premier è l'investimento che si può fare, però ragioniamoci un attimo. Sempre la differenza economica tra le due, tra i due campionati, le due competizioni. Quindi oggi questa è un po', secondo me, la situazione. Il nome di Lukaku, per quanto mi riguarda, ma sono soltanto opinioni e sensazioni personali, si allontana dalla Juve, ma non significa che il nome di Vlahovic si stia avvicinando. Perché se la necessità della Juventus di cedere Dusan Vlahovic non è tecnica, ma è economica, la Juventus dovrà trovare un nuovo acquirente. Anche le parole di Allegri, le parole di Giuntoli: Vlahovic è il nostro attaccante titolare, però servono delle offerte rinunciabili, noi non ci possiamo fare niente. Sembra quasi che la Juve stia a mezzo stampa, proprio ai microfoni, da parte dei protagonisti, insistendo su questa falsa riga. No, no, noi ce lo vogliamo tenere, però sai, se arriva un'offerta, offerta che non è ancora arrivata, perché se no la Juve te l'ha proprio fatto capire, lo dà via se arriva quell'offerta lì. Le offerte rinunciabili, sì, ma non ci sono. Quindi sembra quasi che la Juve lo stia facendo capire un po' in giro. No, no, noi, guarda, siamo contenti, felicissimi, il giocatore è meraviglioso. Però se ci dà 80 milioni ve lo diamo. Questo mi sembra un po' il riassunto, proprio perché la Juve mi pare aver la necessità di dover fare questa cessione. Quindi secondo me oggi si allontana Lukaku, ma non si avvicina a Vlahovic. Lukaku si riavvicina solo nel caso in cui dopo la cessione di Vlahovic la Juve non ha alternative. È un po', secondo me, diventa più concreta la strada che secondo me è preferibile se proprio devi fare quella cessione. C'è di Vlahovic, ma solo se sei obbligato, perché se no di Vlahovic me lo tengo. Non ho il problema attaccante, anzi, sono contentissimo di avere Vlahovic. Però se proprio lo devo dar via, ok, però non prendo Lukaku, perché non diventa più quell'occasione. Ne prendo un altro, vado a individuare un altro giocatore. Questa è un po' la strada, secondo me, che ad oggi diventa più concreta. Poi magari verrò smentito nel giro di pochissime ore. Però anche le parole di ieri di Allegri, che fanno il verso, quelle di Giuntoli, vanno a risottolineare ancora quella roba lì. Cioè a me fa proprio capire che la Juve stia urlando disperatamente al mondo: veniteci a comprare Vlahovic a quella cifra perché ne abbiamo bisogno. Fatelo, vi prego, fatelo, vi scongiuro. Il Real c'è in testa Mbappé, il Bayern c'è in testa Harry Kane, il Chelsea in questo momento dice ci ragiono un attimo perché la cifra che chiedi sembra eccessiva per il giocatore. Magari se ne muove uno, si muove Harry Kane, va al Bayern, il Tottenham dice e ora con chi gioco? E allora il Tottenham ti viene a fare l'offerta. Allora magari il Chelsea dice no, guarda, ci ho ripensato, magari si scatena anche una mini asta. Però mi sembra veramente una delle poche condizioni, uno dei pochi incastri al momento, perché siamo sempre lì. Chi spende? Gli inglesi. Oppure l'Arabia Saudita, perché Lukaku può finire lì tranquillamente. Lo sappiamo che è stato ricercato, probabilmente lui c'è in testa di fare un altro anno, almeno 2 anni ad alto livello, prima di andare a accettare quell'offerta lì. Secondo me è un ragionamento anche sacrosanto, coerente con quello che dovrebbe essere l'ambizione di un giocatore dell'età di Lukaku, perché Lukaku è un 93, appena compiuto 30 anni, mettere il punto alla propria carriera a 30 anni, secondo me, è abbastanza prematuro, la butto lì. Quindi altri 2-3 anni di livello Lukaku li può assolutamente fare. Si sta guardando intorno, sta cercando di capire se c'è la possibilità di farlo. Il Real aspetta Mbappé, tante altre squadre in giro alla ricerca di un centravanti titolare. Io
non ne vedo disposte a spendere quei soldi, non disposte, con la capacità di, perché il Chelsea sicuramente ha la capacità di, ma in questo momento non è disposto, perché se no, se il Chelsea vuole Vlahovic arriva a toc, quant'è? 100, tieni 100, lo fanno, l'abbiamo visto, lo fanno assolutamente. E oggi mi sembra che Vlahovic non abbia tutto questo mercato, come invece si aspetta la Juventus o sta cercando ancora una volta la Juventus di far capire. È un mercato particolare, è un mercato bizzarro. In Italia non si muove niente, ragazzi. In Italia parte il Milan, che ha fatto una cessione da record, quella di Sandro Tonali. Ci sta muovendo veramente poco, ma veramente poco. Non mi sorprende, perché solitamente quando poi non si muove la Juve, che è quella che muove i soldi, le altre fanno un po' fatica a spendere. Non mi sorprende. Però la situazione mi sembra questa. La Juve disperata, perché Vlahovic lo vuole cedere, nessun club disposto a fare quell'offerta lì, con il giocatore che ogni volta che fa gol fa un'esultanza diversa. Prima mostra la maglia, poi abbraccia il pubblico. Vlahovic lo sta facendo capire in tutti i modi. Io vorrei restare.